Il Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo compie 20 anni con un momento conviviale di confronto e di progettazione. Un traguardo importante che cade proprio nell'anno in cui Wine Enthusiast, la prestigiosa rivista di New York che da 30 anni racconta le migliori produzioni nel settore del vino e degli spirits, premia l'Abruzzo quale regione vinicola dell'anno. Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, ci fa una fotografia sull'attualità del panorama vitivinicolo abruzzese. Allora, proprio oggi abbiamo pubblicato dei dati di Nomisma che riguardano, diciamo, il nostro settore sia a livello nazionale che regionale. Ombre e luci. Se in volume rispetto all'anno scorso purtroppo c'è stato un decremento, però in valore invece abbiamo avuto un notevolissimo incremento e questo ci fa piacere. Ci conforta perché significa che magari anche se vendiamo meglio, meno, però vendiamo meglio, e che poi è lo scopo di un consorzio, cioè valorizzare il più possibile ovviamente il prodotto enologico regionale, che in questo caso sono le nostre denominazioni madre: Montepulciano, Trebbiano, Cerasolo e Doc Abruzzo. Wine Enthusiast, che è forse la più prestigiosa rivista di settore di New York, premia proprio l'Abruzzo come regione vinicola dell'anno ed infatti il consorzio andrà a ritirare questo premio il 30 gennaio a San Francisco, un riconoscimento importante per tutta la regione, un simbolo forte. È un simbolo fortissimo, perché non vorrei sbagliarmi, ma in Italia altre due, al massimo tre regioni hanno vinto questo prestigioso premio. E secondo noi chiaramente è il risultato di un'attività fatta in questi ultimi quattro anni di attività e di promozione nel mondo, che appunto ha portato a una riconoscibilità di questa regione tanto da ricevere questo premio, che ripeto non è solo un premio proprio all'enologia abruzzese, ma alla regione stessa. Cosa che noi speriamo ovviamente possa incrementare il settore enoturistico, che è sicuramente oggi un aspetto sul quale il consorzio punta molto. Dennis Pantini, il mercato dei vini d'Abruzzo come chiude il 2022? Diciamo che sull'onda di un export italiano che tocca il record degli 8 miliardi, anche quello dei vini d'Abruzzo dovrebbe superare di gran lunga i 225 milioni di euro, crescendo di oltre il 10% rispetto all'anno precedente. Sul mercato italiano invece è una situazione un po' più in chiaroscuro, perché un po' come tutti i grandi rossi sta soffrendo sul mercato della grande distribuzione, che ha visto calare i volumi di vendita a beneficio invece del fuori casa. I consumi di vino abruzzese in ristorazione cresce, così come crescono quelli degli altri vini italiani, quindi c'è questo spostamento dei consumi di canale da una grande distribuzione che cala a una ristorazione invece che cresce. Quanto sono importanti questi momenti di confronto per progettare, fare i bilanci, capire quali sono le strategie? Beh, sono fondamentali, soprattutto per una denominazione come il Montepulciano d'Abruzzo, che conta più di 850.000 ettolitri di produzione ogni anno. Quindi con questi grandi volumi, se non c'è un coordinamento, è veramente difficile affrontare il mercato. Ecco, noi il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, 20 anni del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo. Beh, 20 anni sì, un momento importante, 20 anni di storia che hanno costruito un percorso importante per il nostro vino, di grande crescita. Sono stati anni importanti, come dicevo, di grande crescita, di valorizzazione. Un momento adesso complesso e particolare un po' per tutti e ovviamente anche per il nostro settore. Però sono convinto che con una serie di azioni che andremo a mettere in campo di concerto, insomma, con il consorzio, con i produttori, insomma, con tutto il settore, potremmo non solo mantenere quello che è lo status di crescita che c'è stato, ma incentivarlo e avere ancora più forza per aggredire i mercati. C'è un'evoluzione complessiva del mondo del vino e l'approvazione dei nuovi disciplinari che c'è stata l'anno scorso, ciò che sarà legato alla gestione delle rese che partirà da quest'anno, cominciano ad essere azioni e strategie che saranno fondamentali soprattutto, ecco, per dare il giusto prezzo e valore ai nostri vini. In un momento in cui, come dicevamo, il Montepulciano è sotto assedio, noi risponderemo con questo tipo di azione e con una serie di azioni anche di promozione che saranno importanti proprio per rilanciare. Il vino ha una forza comunicativa che è enorme, così come tutto l'agri-food. Noi vogliamo rappresentare la nostra regione,
e quindi rappresentarlo tramite il vino, rappresentando tramite l'Agrifondo in generale. Azioni sinergiche, concertate, dove il valore del territorio, il valore dell'Abruzzo sarà fondamentale. 20 anni di attività del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, 20 anni con dei momenti belli, importanti e con un momento di svolta. Beh, di momenti di svolta ce ne sono stati tanti. Io personalmente, nell'esperienza che ho vissuto quale presidente, ne ho avuti 2-3 importantissimi, a partire dal 2018, in cui abbiamo festeggiato i 50 anni nel Montepulciano d'Abruzzo e la vittoria nel contenzioso storico con il nomine di Montepulciano. Quindi un momento fondamentale, è stato in un periodo in cui stavamo anche riorganizzando il consorzio, il vino d'Abruzzo, con i nuovi disciplinari di produzione che finalmente poi però nel 2022 sono stati approvati. Quindi un percorso che è stato lungo, che è stato anche accompagnato però da un rilancio dell'attività di comunicazione che dal 2018 al 2019 al 2020 ha avuto tanti momenti importanti a livello nazionale e a livello internazionale, dalle classiche fiere in Italy e Provine in Germania a tutta una serie di ulteriori attività che non si erano mai fatte in Asia, in Cina, in Giappone, in Corea, in Vietnam, ma anche negli Stati Uniti, in Canada, nel Nord Europa, grazie questo anche all'ottenimento di fondi comunitari che sono stati importantissimi e che non avevamo mai ricevuto prima. Qual è stato il momento più emozionante che ha vissuto in qualità di presidente di questo consorzio? Beh, sicuramente la serata dei 50 anni a Verona, 50 anni del Montepulciano d'Abruzzo, perché con tutti i produttori nel cuore della città del vino italiana, della fiera, è stato un momento molto molto bello, intenso, sapendo anche che avevamo finalmente chiuso un contenzioso annoso e molto molto pericoloso per i nostri produttori. Ecco, noi Alberto Tiberio, che è stato il primo presidente del consorzio. Sono trascorsi 20 anni dalla sua fondazione, ci fa una sintesi della storia di questo consorzio? Beh, veramente per me è stato un onore apporre la firma sull'atto costitutivo del consorzio. 20 anni fa, dopo veramente tantissime riunioni, soprattutto condotte dal caro estinto Festa Carmine, che si prodigò molto per la riuscita di questa soluzione consortile, dove unire praticamente tutta la viticoltura abruzzese in una sintesi che portasse tutti i vini abruzzesi a raggiungere, diciamo, il gradino più alto che gli compete del resto. Io sono stato il primo presidente eletto, quella sera ci fu qui al Palazzo Corvo, qua vicino, una prima assemblea, diciamo, costituente, e mi elessero a me, che ero abbastanza giovane allora. I primi 5 anni furono abbastanza impegnativi, diciamo, è stata abbastanza pioneristica, diciamo, quella fase, perché dovevamo unire tutti i produttori vinicoli intorno al consorzio. Ci fu molta, molta discussione, soprattutto con la provincia di Teramo, con i produttori della provincia di Teramo, che vollero farsi un consorzio tutto loro, però comunque il consorzio che avevamo istituito noi qui, che praticamente raggruppava tutti i vini DOC, tutelava tutti i vini DOC d'Abruzzo, alla fine comunque ci rientravano anche i loro vini DOC, e quindi praticamente ci fu una collaborazione tra i due consorsi, tanto che oggi addirittura il neopresidente Nicodemo era anche presidente di quel consorzio. Ricordo allora, diciamo, tutte le varie fasi per convincere i produttori ad aderire, che non è stata una cosa facile, che non tutti ci credevano, tuttora qualcuno non ci crede ancora. Peccato, però la maggior parte ci hanno creduto e i risultati si stanno vedendo, diciamo, a distanza di 20 anni veramente abbiamo fatto dei grossi progressi a livello
di tutto, di immagine soprattutto, perché abbiamo dato veramente un'immagine a questo vino, oltre alla qualità che comunque era insita nella sua caratteristica. Io poi sono molto orgoglioso di aver creato anche il logo di questo consorzio. Avevamo indetto nel consiglio di amministrazione un bando per realizzare questo logo, infatti parecchi artisti locali anche fuori regione parteciparono. Io da dilettante, perché mi sono sempre dilettato a disegnare e a creare delle etichette per i miei vini quando stavo giù alla cantina di Casalbordino, anch'io non ho partecipato come concorrente, ma l'ho portato in consiglio un bozzetto, anzi lo disegnavo mentre parlavamo e pensavo a che cosa potesse essere, diciamo, indicativo per, come logo del consorzio. E ho pensato all'Aquila, l'Aquila Reale d'Abruzzo, che ci contraddistingue perché tra le nostre montagne, in Toscana nel Chianti classico hanno adottato un gallo nero. Penso che un'aquila sia un po' più importante di un gallo. Ma soprattutto vedevo in quest'aquila, diciamo, la lungimiranza soprattutto, perché il consorzio doveva essere lungimirante per valorizzare i suoi prodotti, e poi anche una forza che tutelasse, diciamo, queste nostre produzioni DOC e IGT. Quindi io sono molto orgoglioso di questo, sia per quanto riguarda la costituzione del consorzio, quindi sono stato il primo a essere presidente per i primi 5 anni, anche se sono stati più difficili, come dicevo prima, ma anche perché poi ho realizzato questo logo che rimarrà in eterno, e questo mi rende molto molto orgoglioso.